Buongiorno, good morning. Pronti? Per un'altra prossimo incontro di yoga per bambini e famiglie. E c'è un po' di sole in faccia. Aspettiamo che arrivino i nostri amici. Eccolo, bravissimi. Allora, prima che mentre aspettiamo che arrivino tutti quanti, faccio un po' di giocoleria. Pronti? C'è il sole in faccia. Il sole in faccia, got the sun in my face. Bene, buongiorno a tutti. Good morning. Si sente? Can you hear the bell? Yeah! Can you hear the bell? Bene, come stiamo? How is everybody? Good? Ready? Ready to do some yoga together? Yeah! Allora, iniziamo sempre con la nostra fly like a butterfly. Ci sediamo. Pronti? Fly like a butterfly, fly like a butterfly. Fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly. Fly like a butterfly. Fly like a butterfly in the sky. Vola come una farfalla, vola come una farfalla su nel cielo. Facciamo ancora con le mani anche come farfalle. Let's do it again with the hands like butterflies. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Sì! Yeah! Bene, allora abbiamo la farfalla e il fiore. The butterfly and the flower and the flower and the butterfly and the butterfly and the flower and the flower and the butterfly and the butterfly and the flower and the flower and the butterfly and the butterfly and the flower and the flower and the butterfly and the butterfly and the flower. La farfalla ha molto sete adesso. The butterfly is really thirsty. E beve un po' di nettare. And she's gonna drink some nectar. Ready? Nose. Two. Toes.
Riuscite a toccare il naso, alle dita dei piedi? Fatemi vedere. Bravissimi! Dai, nose to toes! Bravi! Yeah! Un applauso con i piedi! Benissimo! Più forte! Louder with the feet! Very good, very good! So now, really big flower, un fiore gigantissimo, tutti insieme, immaginiamo un grande cerchio, imagine a really big circle like this, and the butterfly, to get to this really big flower, needs his extra large wings. La farfalla per arrivare a questo grande fiore ha bisogno delle sue ali, quelli grandi, grandi, quindi tiriamo fuori un'ala, qua, che bella ala, guarda, tutto coloratissimo, full of colors, this wing. And the other wing. Oh, beautiful wing, full of colors. Coloratissimo questa ala qua. E ancora una, qua. Zac. Bello, guarda che bello. E l'altra, zac. E pronti? Attenzione che non c'è niente dietro. Il muro, mobili. Make sure there's nothing behind us. Like the wall or any furniture. E vai, con due gambe. La farfalla, bello, e se cada, torniamo su, provate, giù, e su, ancora, zip, e zip, e zip, e zip, bravissimi, un applauso con i piedi, Qualcuno dice, le farfalle, da dove arrivano? Cioè, cosa sono prima che sono farfalle? Sì, sono dei cristallidi. E prima ancora, sono dei bruchi. Allora, facciamo il bruco. Voleva fare il bruco che cammina? Eccolo, guarda. E indietro, indietro è difficilissimo. Bravissimi! Yeah! Un applauso con i piedi, forza! Piedi e mani insieme. Benissimo! Allora, adesso andiamo a fare, buongiorno a tutti, buongiorno, ben arrivati. Allora, questo è il mondo, noi siamo sopra il mondo, no? We're standing or sitting on the earth, no? On this great big ball spinning in space, che gira nello spazio. E noi siamo in Italia almeno, siamo qui. E andiamo oggi dall'altra parte del mondo, d'Australia. Mamma mia, l'Australia è lontanissimo. We're gonna go from Italy to Australia today. Are you ready? So how are we gonna go to Australia? Come andiamo in Australia? Mentre vi pensate, magari scrivete qualche commento. We're gonna dig to Australia, ok? Facciamo, scaviamo un buco fino all'Australia. Quindi prendiamo la pala. Facciamo un buco fino all'Australia. Pronti ancora, più veloci. Bene! Poi, come possiamo andare col treno? Esatto, bene, bene, Viola. Allora, andiamo in treno. Allora, il treno è bello, eh? E ci mettiamo uno davanti all'altra. Tray
terrain is wonderful. Let's go sit one in front of the other. Okay, ready? Giriamo a sinistra. Giriamo a destra. To la salita, we're going uphill. And then we're going downhill. Down giù. In un tunnel. Piccoli, piccoli, piccoli. E andiamo a destra. E andiamo a sinistra. E andiamo a destra. E andiamo a sinistra. In salita, uphill. And downhill in a tunnel. Say yeah! Frasi con i piedi. Clap our feet. Bene, very good, very good. Andiamo col treno. Poi... Vabbè, sono spariti i cometi. Allora, andiamo in Australia in bicicletta. È lontano, però. E possiamo andare in bicicletta, ok? E dietro! Poi andiamo in nave. Se volete, provate a farlo in due. Trying to do it in pairs. So you sit one in front of the other, sedetevi uno davanti all'altro, vi date le mani, così, un piede contro un piede, zac, l'altro piede contro il piede, zac, una barca a due, then we have a double boat, yeah? Cool! Applauso con i piedi! Allora, un altro modo per andare in Australia, vediamo se c'è qualche suggerimento qua. Allora proviamo con con l'aeroplano, ok? With the, let's try with the airplane. Possiamo andare sul dorso di un grande uccello, ok? Allora andiamo sopra questo grande uccello, prendiamo le piume dietro il collo e questo grande uccello vola. Oppure, yeah! Oppure andiamo in mongolfiere. Or we can go in a big hot air balloon. So fill up the hot air balloon. No, rather we blow. E galleggiamo.
Guardate giù, look down at all the people. Hello, ciao, buongiorno a tutti. Voliamo in alto con queste mongolfiere. Oh. Altissimi, siamo altissimi. Attaccati a un pesciolino. Ma perché no? Nuotando sott'acqua. Facciamo le due cose insieme? Sì. Allora, iniziamo nuotando. We're gonna start swimming and then we're gonna grab hold of a fish who's gonna pull us along, ok? Allora, prima nuotiamo un po'. Nuotiamo, nuotiamo. E poi sott'acqua. Inspira. Poi vediamo un pesce. Cappiamo la sua coda. We see a fish and we gently grab hold of his tail. Hop, and he pulls us along. E finalmente arriviamo in Australia! Niente di meno! Arriviamo su una bella spiaggia australiana piena di sabbia fine fine, bellissimo, con le palme, non c'è nessuno. Vediamo con i nostri binocoli, take out our binoculars, and what can we see? We could see a crab, un granchio. Forza. Yeah, we can pinch our little friends. Yeah, possiamo dare dei pizzicotti gentili ai nostri. Ai bimbi. I bimbi date dei pizzicotti grandi. Scappate uno dall'altro. Andate in giro. Veloci così. Questa fa diventare fortissimi camminare così, è un allenamento. Un elemento da ninja bimbi. We become really, really strong walking around like this. We become super ninja kids. So, ready to go on? Clap with feet. Okay. So then, on this beach, there are some tortoises. Beautiful tortoises, and they're huge. So queste delle tartarughe enormi, grandissimi, vecchissimi. Forse hanno 300 anni, non lo so. Ma fanno così con la testa le tartarughe. Così. E poi gli piace andare nel loro guscio. È così. Ci mettiamo dentro il nostro guscio. Oh. Eh? Bello stare nel guscio della tartaruga. It's cool, eh? Being inside a tortoise's shell. Eh? Benissimo, applauso con i piedi! Yeah! Sì! Più forte! Sì! Applauso con i piedi ancora! Bravissimi! Poi, cosa vediamo? Siamo ancora al mare? Ah no, non lo so che è successo! Qui abbiamo un bel polipo, eh?
Avete visto questo bellissimo polipo? Quanti tentacoli ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8! Ci sono 8! E noi quanti abbiamo? 1, 2, 3 e 4 e un quinto. Anche la testa, un terzo, non so. So yeah, let's be octopuses. Facciamo i polpi. Eccoli. I bei polpi che si muovono le braccia e le gambe. Bravissimi. Poi se vogliamo fare 8, if we want to make 8, then one kid just sits in front of us and we do 8. Il bimbo ci siede davanti e ne facciamo 8. Pronti? 8! O anche di più, anche 12, even more, maybe even 12 tentacles. Very good! Ok, so andiamo più dentro terra dell'Australia, perché è un terra molto vasto e ricco. E cosa vediamo? I canguri. We're gonna see some kangaroos. And kangaroos, they jump. Jumping kangaroos. Hop, 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 hop. Kangaroos also box. Cos'altro vediamo in Australia? Dei koala, eh? E i koala cosa gli piacciono fare? What do koalas like to do? They like to hug trees. Which could also be, che potrebbe essere anche le gambe dei grandi bimbi. Aggrappatevi le gambe degli adulti o al braccio oppure qua, fate dei bravissimi koala che si appiccicano. I grandi, oh, che bello, qualche accarezzo al piccolo koala, e bello, e insieme arrotoliamo un po' per terra, che perché è bello. Rotoliamo un po' per terra insieme. Oh, che bello! Bene. In Australia ci sono anche dei coccodrilli. In Australia there are also many crocodiles. Ready? Also with their legs. Anche con la coda, se riuscite. E giriamo. E giriamo. E giriamo. E giriamo. Poi l'Australia è l'altra parte del mondo, lì camminano sulle teste. Eh? In Australia, the other side of the world, they walk on their heads. Hello! 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 Bravissimi, un applauso con i piedi! Ciao a tutti, come state? Eccomi di nuovo, Marti, il marziano! Evviva!
Siamo pronti per incontrare qualche altro mio amico animale in Australia? Sì! Allora, vi presento il mio amico. Sembra un cane, però è una specie di cane speciale australiano. Siete pronti? Volete conoscerlo? Sì! Allora arriva! Ciao! Ciao! Eccolo, il cane selvatico, il canguro l'abbiamo appena fatto, vabbè, è la, questa è il cane selvaggio dell'Australia, che lui prova a volare un po' con le orecchie e non ci riesce tanto. Cosa, il suono che fa il cane selvaggio? What is the sound that the wild dog, Australian dog makes? E poi dobbiamo ricordare il Tasmanian Devil, ok? Vabbè, poi la facciamo. E il cane, quando è contento, il cane selvaggio dell'Australia, he wags his tail, eh? And he runs around. Si stiracchia. Oh. 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 Bene, un applauso con i piedi. Poi abbiamo l'immancabile gorilla. The gorilla, the unforgettable gorilla. Ooh. You ready, everybody? Bimbo, bimbo, sotto il braccio, kid, on the arms, strong legs. Ok, come down and cut the feet. Yeah! Ora facciamo Taz, Tasmanian Devil. Lui è così, no? E gira velocissimo su se stessi. And in the other way, un'altra direzione. Benissimo! Un applauso con i piedi. Che avventura! What an amazing adventure we've had today. So, just a couple of things to cool down with. Have these cat yoga cards. Abbiamo queste carte con tutti i gatti che fanno yoga, molto belle. E scegliamo due a caso, ok? Scegliamo due a caso. Bhujangasana. Ah, abbiamo una grande richiesta qua da Laura, qualche minuto dove copiamo i vocali BB. Va bene. quella la potete fare sempre, però la facciamo, la facciamo. Allora, abbiamo Bhujangasana, pronti? Thank you.
bravissime! Ancora una carta, poi copiate i bimbi, a grande richiesta. Vediamo un po'. Vira Badrasna, la posizione del surfista, molto adatto all'Australia. Poteva fare molte altre cose dell'Australia, c'è un paese ricchissimo di natura. Allora, surfista australiano. Piegate questa gamba qua, bend this leg down. Hop! Hop! Ancora più acrobatici, mettiamo le mani sul tavolo. In ginocchio sul tavolo. Benissimo, bravissimo. Bene, allora, a grande richiesta facciamo questa pratica, che invito sempre di farlo, visto che i bimbi sono in realtà i più grandi maestri. In un certo punto di vista lo sono veramente, e se li ascoltiamo ci dicono quello che hanno bisogno di imparare, quello che hanno bisogno di sapere, quello che hanno bisogno di fare. Quindi questo esercizio, so the kids there are the greatest masters. They will tell us what they need to learn if we know how to see it and interact with it. So, come grandi, copiamo esattamente quello che fanno i bimbi. Non solo la forma, ma anche l'atteggiamento, l'emotività, l'energia, per entrare veramente in connessione. Quindi se il bimbo sta così, voi fate anche così. Se il bimbo è tutto come in giro così, e voi pensate, no, no, è troppo, sono stanco, non la posso fare, sono stanco, chi se ne porta, lo fate a quello che fa il bimbo. questo è un po' provocatorio, questo, però usiamo i bimbi come stimolo per come dire, smaltire, uscire un po' fuori da questa attività nella testa. Quindi, go! Now I will repeat this in English. So what I'm saying is to for the adult to copy the child, whatever he's doing, with it, whether he's stationary or if he's moving, but not just what he's doing, but also the mood behind it, the emotions behind it, and just stabilizing a connection with them. If they're really energetic and moving all over the place, go for it. Be energetic with them, and they will love it. They will love it, and so will you. Quindi un paio di minuti di questo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo esercizio, continuate a fare questo gioco anche dopo, perché è molto bello, molto, 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 molto. E, non è, cioè voi iniziate, non è che dovete rinunciare a questo gioco, Iniziate e poi il bimbo capisce che state giocando e prima o poi state divertendovi come dei matti proprio. Bravissimi, bravissimi.
Okay, so yeah, just do this whenever you like. I'm gonna condense this and what I just said in English. Allora, qualche piccolissima cosa col respiro insieme, così. Grande respiro con un pallone. And then through our teeth. And then like this, così con la lingua arrotolata. Poi un grande massaggio, o da soli, o con l'altra, con il bimbo, massaggiatevi. Un momento di sleeping lions, un momento di leoni che dormono, che adesso abbiamo un grande sonno dopo tutto questo movimento. Abbiamo voglia. We're gonna do some sleeping lions now. We're so tired after all this movement. We're just going to lay down, hugging each other. Ci stendiamo abbracciando l'altro. E ah, oh, che bello! Oh, buongiorno, adesso siamo pronti per una nuova giornata. Che la vostra giornata, questa domenica, sia eccellente, piena di scoperte, piena di novità, che vi sorprendete tantissimo. This Sunday is going to be an incredible day, full of discoveries, and you're going to surprise yourself like loads. So, grazie per giocare insieme a me e, un grandissimo abbraccio virtuale e, alla prossima, a domenica prossima, ciao, grazie.